Ben ritrovati quindi per il secondo match di questa giornata dopo il Bangers del primo. Sono già sazio. No, non puoi essere sazio. No, non puoi. Wildcat, non puoi. Tanto che ogni volta mi ricordo. Tanto che mettiti dritto. Dalla regia. Sono dritto. Andava bene oggi, dai. Dai, andava meglio, però abbiamo i Clash che potrebbero rifarsi contro gli Unseat Played dopo la partita andata in overtime. Sì, ancora c'è quella macchia brutta, ma proprio neanche lo sgrassatore sparato localmente sta togliendo quella macchia dalla stagione bellissima dei Clash. Hanno completamente sovrattito le aspettative, stanno vivendo un percorso bellissimo con tanta condivisione di tutto quello che stanno facendo lontano dalle telecamere per prepararsi per essere all'altezza di questa competizione in cui tutti li davano per fondo classifica. C'è quella macchia lì, c'è quella maledetta macchia dell'11-3 su Pearl contro gli Outplayed, una delle loro migliori mappe, su cui hanno poi fatto sudare i Machko nel banger match di chiusura dell'ultima giornata. 11-3 che poi si concluse con un 16-14. Recuperano all'incredibile overtime gli Outplayed e quella rimane lì. Quello è il sassolone nella scarpa dei Clash in questo momento. E anzi Outplayed che però dall'altra parte sono tornati del loro prima boot. Primo boot camp. Io di questa cosa sono molto contento, innanzitutto. Quindi shout out enorme all'organizzazione NC Outplayed, perché a questo punto della stagione potevano subentrare pensieri pessimisti del tipo lasciamo stare, pensiamo già come ricostruire il roster, limitiamo i danni. Invece hanno, in questo clima così complesso, voluto dare serenità ai player, volerli far trovare insieme ad allenarsi. Hanno organizzato un bootcamp che ha visto anche Rias volare in Italia. Abbiamo quindi anche la sua testimonianza di quanto appena accaduto. E sono molto molto contento di questa cosa. Spero che sia un bel colpo di defibrillatore ai ragazzi, perché li vogliamo assolutamente in contesa per la zona playoff. Non sono matematicamente esclusi. Non è facilissimo rientrarvi, perché ormai l'abbiamo detto anche nel Once to Watch. È diventata una corsa a 5 tra i Desire in fuga e le dirette inseguitrici. Ma oggi questi Outplayed proveranno con la configurazione che vede Ivan sul duelist, visto l'addio con Extreme. Vedremo Dudley, Felox, Ivan, Neko e Rias opporsi ai vostri 5 player preferiti. Chat. Educoz, Lomba, Rage, Sora e Sparker. Allora, dopo la performance della scorsa settimana di Lomba, gli ho dato fiducia questa volta. Quindi anch'io Lomba, sai con chi prendertela se il game va a rotoli. Ah, io penso Educoz, dopo quello che mi ha fatto scorsa settimana, che su 3 partite me ne fa una decente, pensavo che Lomba... Tra l'altro Lomba acquisto d'oro per questa settimana di Fantavalo. Costava poco. Ormai è tardi, sappiatelo, non siete in tempo. Però sì, era un Lomba in grande spolvero quello di settimana scorsa, un Lomba che ha spostato tantissimo. Questa è l'incursione del buon Dixit, che conscio del fatto che tu non hai pranzato e che io ho pranzato troppo presto, ci entra a gamba tesa con Panza e la sua... Allora, io qua apro un capitolo incredibile. Io sono pronto a condividere questa cosa con te e con il mondo. Ho paura. Lo sai che da poco una famosissima catena di pizzerie in Italia ha chiuso, si chiamava Domino's? Sì, sì. Sai che mi piace infinito Domino's e che piango ogni giorno? La pan pizza Domino's mi ricordava quella foto di Panza. Dammi la mano. Sei un compagno? Sono un compagno. Però io ci ho provato a farmi sponsorizzare, non ce l'abbiamo fatta a trovare un deal con Domino's. I miei due anni in Inghilterra sono stati Domino's size. Pan pizza, rigorosamente, non dovete prendere quella bassa all'italiano, dovete prendere quella cicciosa all'americana ed è un banger. Io una pizza con la salsa barbecue e il pollo ogni tanto me la voglio mangiare. Come? È un banger? Rivederli su Pearl! Eccola, questa è la vendetta lì. Vera! La resa non dei conti. Finiranno! Cantava Truce Baldazzi, vendetta vera, non finirò in galera. Chissà. Se i Clash dovessero perdere, però ci finiscono, per almeno 12 ore. E lì si sbatte in prigione Gugli, butta la chiave, li tiene a stecchetto. Effettivamente dovessero ricommettere quel passo falso quest'oggi, non avrebbero scuse. Tornare su questa mappa è sicuramente un flashback in bianco e nero con gli elicotteri e i colpi di cannone, però è anche l'occasione di togliere con un bel colpo di spugna quella macchia. Colpo di spugna che, devo dire... Da un lato vogliono mettere a segno i Clash, ma dall'altro devono mettere su tutta quanta la stagione gli Outplayed. Io questo cavo lo so, mi guardi e ogni giorno perdo l'1v1 con questo cavo, lo so. È come te contro Rage, che hai vinto l'1v1, in questo caso il cavo dice. Ah, se non te la faccio uscire la clip in broadcast, Rage, mamma mia, l'ho trovata, me l'hanno trovata. Abbiamo trovato la clip. Settimana scorsa l'ho potuto solo dire e c'è chi mi ha dato del millantatore. La clip in cui
al pistol, faccio fuori Rage e Lomba, ce l'ho. E dobbiamo solo trovare modo di inserirlo nel broadcast. Siete stati attenzionati. Rage ha provato a far sparire il VOD. No, io i VOD li lascio sempre up. Intanto la clip non c'era sul suo canale. Non so come mi sia arrivata, ma mi è arrivata da un fedele mio telespettatore. Ad ogni modo, che siamo da Giorgio Mastrotta. Io sono un personaggio televisivo. Mi piace pensarlo. Allora, il setup, ok. Ok, è lui. Oh, no, ho visto adesso Raze. Ok, Raze è una scelta curiosa. Cypher, Killjoy. Anche Cypher. Allora, sì, Cypher, abbiamo visto tante Killjoy, ma Cypher è assolutamente playable. Il motivo per cui si preferisce Killjoy è che vive un momento di particolare oppiness. Esiste la parola, l'ho appena inventata io. Overpoweredness. Sì, sì. Quindi fa strano non vedere sempre Killjoy. Però assolutamente ci sono molti angoli che Cypher può coprire bene di questa mappa. Con la telecamera su bilungo, può controllare il mid con le tripwire sulle doppie porte, su tutti i vari connector, art, su bilink. Quindi è assolutamente valido sulla mappa. La scelta particolare è proprio quella della Raze, che in realtà faccio fatica a collocarla al pari di Jett o di Neon, perché l'alternativa vedrei più, ecco, vedrei più Neon, perché c'è un sacco di zone di mappa dove comunque con i cunicoli, i corridoi, si butta dentro in overdrive, ti spacca il team intero, fai un botto fatica a contestarla su diversi angoli di mappa. Solitamente Raze te la giochi su delle mappe un pochino più claustrofobiche di Pearl, per esempio Split, dove controlli il B-Main con il Boombot, dove controlli il B-Main con la nade dalla Heaven, o dove vai a stare difensori, insomma, dove puoi giocartela su zone un pochino più piccoline. Io magari sottovaluto in pieno la gente, se Ivan l'ha proposta assolutamente la può dire in questa mappa. Curiosa come scelta, però devo segnalarvelo, perché mi sarei tutta la vita aspettato Jett o tutt'al più Neon. Vediamo però. Siamo pronti per lo showtime? 3, 2, 1, showtime! Vediamo allora dove vanno i giocatori di NC Outplayed. Subito un bel knife piazzato da parte di Rias, come quello di Sparker. Sora Taming subito per muoversi. Arriva anche la flash. Poi attenzione qui, perché c'è il take. Sparker, Ivan ne trova un altro. Uno per uno. Attenzione qui a Ivan che spara in mezzo alla smoke. La spike è online. Ora qui possono giocare per il retake i giocatori degli NC Outplayed con, vedete, vedere Dudley posizionato nel back. Anche qui si vede molto la forza del Cypher. Andrea, avere mille occhi per il post plant da tutti questi punti d'entrata sul B-site, un gran bel lavoro che fa il Cypher, punito da due sul backside Dudley. E Ducat però uno sputo di HP, qui attenzione a Ferox, Ivan che corre running gun, Rage ci mette una pezza, poi qui attenzione, cade anche Neko J, e quindi il round è nel mani dei Clash. Guarda quanti HP hanno in due. Guarda quanti HP hanno in 15. Due. Una scoppola. Ne vanno tutti e due. 5 e 10, 15. E quanto basta i Clash per vincere il pistol? E ormai non fa più notizia. Dai, ci abbiamo scherzato per fin troppo tempo. Come la storia di content creator, il pistol perso. Ormai sono due meme che puzzano di stantio. Torretta piazzata. Intanto vediamo subito il setup piazzato da parte di Rage. È il presidente di Mid Square. Piazzo una granata. Senti anche questo rumore in sottofondo, questa musica portoghese che ti accoglie, che bello. Il Bang ha preso da... No, no, molto close però dal prendere. E qui adesso si gioca per il controllo di mid. Mi piace tantissimo il setup adottato da Rage, forse è la massima espressione del power level di Killjoy su questa mappa. Le doppie porte con la torretta, Art con la Larmbot e la doppia Swarm. Questa è veramente una palizzata difficilissima da valicare. E qui, bravo però Ivan, molto vigile che se l'aspetta, è veloce a sparare la Larmbot e a saltellare lì indietro per mandare a vuoto le due Nanoswarm. Qua ha preso praticamente 600 crediti da solo, senza perdere un singolo HP, Ivan. Però attenzione qui a Educoz e Rage che potrebbero chiudere. Educoz in timing insieme a Rage, uno per uno. Guardali lì cosa fanno i giocatori dei Clash. E qui è la mechanic giusta. Premi il tasto sinistro del mouse e ti muovi, non importa. Sei talmente a corta agitata che i colpi connettono al 90% col corpo dell'avversario e fanno gran pulizia Rage e Lomba. Può
molto bravi. Rimasto solo Ferox con 30 secondi rimasti. La Sheriff alla mano, naturalmente essendo un anti-eco per i Clash. È facile vedere il round solo, è stato meglio per gli NC Outplayed trovare una kill almeno, almeno due, per potersi dire soddisfatti. Ma ora bonus contro full buy. Un bonus completo, non sono costretti a rattoppare precedenti perdite con delle pistole Clash, quindi qualsiasi cosa riescano a trarre da questo round sarà positivo. A meno che non si facciano fare flawless, questo è un altro paio di maniche. Lomba 3 kill, La mia felicità si fa sentire. Dove si è? Spotta. Almeno sente due colpi di fucile. E pazientano gli outplayed, ok. Vanno a controllare quanta più mappa possibile. Cypher a controllo di B. Astra nei pressi delle doppie porte a lavorare con la tripwire. Una seconda tripwire sulla seconda parte del mid, quella più vicina ad Art, e tre fuori da A-Main. E il Boombot qui però. Sì, darà l'idea. Per quanto ben angolato, esatto, darà alla difesa idea che da quelle parti il duelista è presente. E quindi che verosimilmente quello è il punto d'entrata prescelto. Ruotano ancora però. Ok, forse adesso può ruotare almeno Rage, visto che comunque col setup in Art ha ancora contatto. Knife sulle doppie porte che va vuoto. E dopo 45 secondi finalmente l'attacco smantella l'iniziativa su A-Main. Non si sono mossi i Clash, molto disciplinati ora. Subilungo vede Sora, almeno due degli outplayed. Tailwind per fuggire, si rimette nella zona di retro con Sparker nel backside. Sparker jump pick, arriva la rotazione da parte di almeno alcuni giocatori, rimane solo l'ombra più indietro, arrivano le varie stelle, il knife per bloccare Sora. Ancora avanti, attenzione, una serie di fire, 13 secondi, devono andare al plan della spike, devono provarci, Sparker a terra. Continuano ancora a fightare, continuano ancora a sparare, devono andare. Chi ha la spike, per favore, fate qualcosa! Bello, messa al tappeto! Sora la doppia. Spike piazzata. Gli ultimi secondi riesce comunque Rias ad andare al plant. Poi qui Ivan chiude. Ok. Per il bonus aver tolto due armi è buono. Okay. È buono, okay. La terza ti fa gridare bilancio positivo. Due armi sono ok. Due armi sono ok. Costringono a presentarsi a questo quarto round di outplayed con uno scudo piccolo e praticamente due giocatori impossibilitati a riacquistare dovessero perdere l'arma. Contro il full buy però dei Clash, quindi c'è addirittura vantaggio d'armi. Operator per Sora, che è sempre una bella notizia. Tre giocatori però sul light shield e non sullo scudo pieno. Ha pensata anche la doppia nano swarm nella zona del box, mentre invece Retta lunga su Art e il robo all'aria. Avanti. Felox, Como? Bella scelta su Hardy Rage, guarda come ha avanzato il setup delle Swarm. Eccolo qua, bellissimo, bellissimo l'avvistamento di Rage. Rias, Dadri ha battuto, la spike a terra. Spike sindaco. A terra in Ivan ancora, Rias ci mette una pezza, il sindaco cade per questo round. Granata in secret, arriva anche la satchel per posizionarsi e dare a Ivan la possibilità di andare al plant. Della spike ci riuscirà, prova a scalare la pianta, showstopper, poi Sparker prova a fightare, 1-2, potrebbe andare con l'arma, lo spray educato di Sparker, quasi ne fa 3, deve passare al Vandal, colpi ne ha, arriva la smoke, c'è il pull, sente ancora la posizione, Sora si ferma a metà, prova a fare un fake di nuovo, Leggibile però. Buona, lo vede. L'ho visto! Felox. La tripla di Felox! Bravo Felox, paziente nel post plant, prende molto spazio per evitarsi una jet addosso con il Tailwind. E poi lì capisco che Sora non possa avere la sfera di cristallo e tirare il defuse fino in fondo. Portato a metà, ti accontenti, provi a vedere se sta avvenendo il pick. Felox qui a livello di mind game un passo avanti. Ha preso tutto il tempo necessario per riposizionarsi alla sinistra dell'arcata, quindi alla destra di Sora.
quando Sora ancora non aveva pulito la sinistra, che è la prima posizione da cui doveva comparire gli avversari. Bella tripla di Felox, importantissimo il punto perché riapre non solo l'alf dell'attacco, che ricordiamo è favorita su questa mappa, ma distrugge l'economia per ora per i Clash. Quindi full buy versus full eco. Clash che quindi rimangono su più sulla difensiva, diciamo. Vediamo Sora che tiene dal backside la posizione. Ancora una volta non hanno paura di spendere inizio round il Boombot su A-Main. Acquisisce comunque una buona lettura fino all'arcata A-Main e poi dentro quello al drone. Nessuno in art, quanto vedono, nessuno in dugout prima che si spenga e quindi possono entrare in site. Mettono già pressione, Dudley va al plant e la spike della piazzata. E ora qui me la riprendo. Si prova a giocare con il take Cosmic Divide. Attenzione qui a Sora. Si muove Ivan e trova uno. Poi Sora può scappare, non ci riesce. La fai continua Ivan. Cosa riesce a fare? Dudley Zor poi riesce a tradare. Dudley sulla spike, attenzione qui l'omba. Non vede la posizione del giocatore. Bello Dudley che ne trova 4. Guarda di qua, guarda di là, c'è Dudley che ti ucciderà. 4 sopravvissuti, quindi non vanno a concedere troppo all'eco dei Clash. Molto bene gli outplayed. Molto bene gli outplayed, con 3 round consecutivi subito dopo l'1-2. Pistol e anti-eco dei Clash. Ci sono anche loro, è il bye dei Clash su questo 6° round. E al solito si va di round in round con il check per l'economia dei Clash. Se perdono sono in eco. Se riperdono possono comprare, se riperdono vanno in eco e via discorrendo. Però serve il colpo di reni per raddrizzare la partita. Provano subito a velocizzarsi, pull utilizzata. Quando senti le satchel non vuoi rischiare. Sto guardando anche le ultimate perché lo showstopper arriverà tra un bel po' per il momento. Molto spazio preso su Bilungo. E intanto duello tra Felox, l'omba tradato poi da Sora. Possono andare, trovano la kill. Ecco Jay, c'è Rage Bro che riesce a tradare. E ora qui, prendila la spike. Hanno deciso un po' troppo presto che si potesse pushare su Bilungo gli outplayed. Sono ingolositi, appena hanno visto con la telecamera backside sgombro. Avevano anche un angolo per vedere la prima parte del plant. L'ultimo giocatore rimasto. Con 5 HP, un'altra kill. Rage rimane nascosto, granata che però non troverà il player dei Clash. Fra parentesi, qua nota Rage, l'abbiamo visto su Twitter. Se non, vede, se non seguite Rage, fate male, che sta cambiando casa. Quindi anche il boost del 30 secondi rimasti. Allenamento fatto in casa, spostare mobili e tutto. Rage nascosto, bravo Ivan a trovarne una, però. Ok, a 20 secondi è ancora fattibile. Angoletto buonissimo per Ivan. È possibile? Sì. Tornata anche la nade. Sora sta guardando. Eccolo! No! Oh, Ivan con il clutch! Numero Ivan. Che pazienza. Che gunfight. La definizione di quello che devi fare durante un clutch. Scomporre l'inferiorità numerica in duelli isolati. E lo fa perfettamente. Prende wallbangando Rage. Si aspetta un secondo da B-Link. Lo picca. Lo fa fuori. Va a minacciare il plant, c'è solo una posizione che non ha scoutato con la nade, che è quella di Heaven. Alza il crosshair dopo aver tappato il plant e trova Sora e lo batte. Grand round di Ivan, 9 kill in 6 round, è già una performance gargantuesca per il duelist degli outplayed. Gugli time. Qui ho una sola domanda, un solo dubbio, una sola paura, ecco, una sola paura, mi piace dirlo così. Dilla. Il match d'andata, una cosa del genere, Gui ha detto molte volte, chiami il timeout quando vedo che i ragazzi non ci sono mentalmente, che sono un po' così. E l'ha detto anche la volta scorsa che eravamo in intervista, ho avuto una sola paura, ho rivisto i demoni della partita in Seat Played contro Clash. Ora. Non è ancora arrivato il momento, però questi insult played mi sembrano
Ecco. Corretta piazzata. Sì, hanno vinto un round che non doveva vincere Ivan, secondo me. Eh no, assolutamente. Sono round che ci stanno fino a questo fatidico quarto punto degli outplayed, che è stato decisamente non previsto e non doveva assolutamente verificarsi. Poi, perché, ripeto, non sono tutti delle macchine e c'è anche spazio per la soluzione meccanica individuale. Attenzione qui, Ivan viene colpito. L'ha messo 101. La schiena. 49 HP a disposizione di Ivan. Neko J trova la kill, provano a muoversi. Vediamo la rotazione di Edukoz. E ora la theft. Capire la posizione. E ora guarda. Qual è l'idea dei Clash? Ora saranno rivisti. Ivan sta tenendo la zona di mid, sta andando verso doppie porte. Una stella. Arriva anche il knife, viene rilevato Felox. Almeno lui. Neko J trova Sora, poi su Sparker, c'è Sparker che prova meglio. Sparker ancora a fightare, ci pensa Diaz. Lomba, ora Edukoz, oh, Felox! Okay. Felox stasera è caldo. Era però l'altro round di Eco da scontare, come ho detto prima. Ad ogni round di full buy perso corrisponde l'Eco a questo punto, con l'economia degli outplay che invece si rafforza, perché non solo stanno vincendo, ma stanno vincendo preservando molto spesso dalle 3 alle 4 armi. Quindi finché la maggioranza dei player che ha il buy di backup, vuol dire che puoi anche comprare per i due o l'uno che avranno bisogno. E quindi 5-2 è un bel parziale sicuramente. Non è però un parziale fuori asse rispetto a quelli che abbiamo visto giocare dall'attacco in questo split di VC. Quindi non c'è di certo da impazzire se un tifoso dei Clash fino a questo momento. Poi inizierà a essere 8-2, ne parleremo. 7-2. 10-2? 10-2 è peso. 10-2 non dovrebbe accadere. Dai 4 ai 5 round la difesa sogna di portarseli a casa. 5? 4, ok. 3, a parte la curse. Ci può stare. Abbiamo visto gamer addrizzarsi così, vero? Corrente distrutta. Ora qui Rage lo vediamo che si posiziona su doppie porte mentre i giocatori si muovono verso Art. Quindi situazione che permetterebbe in teoria parte di Edukoz, vede tutti gli avversari, showstopper. Arriva che non distruggerà nessuno, Recon Bolt, non c'è nessuno nella zona di Secret, prova a lanciare una granata. Toglie posizione, Lomba sta rischiando. Felox uno sputo di HP, Lomba con due. Questo è importante, Felox ha uno sputo di HP e Neko J l'ultimo rimasto. Tutti gli HP a disposizione, Lomba. Rimasti. Il push è stato buonissimo. Arriva anche il Prowler per capire la posizione di Neko J. Bello il timing di Felox che si stacca dai main. Potrebbe vedere Felox. Mamma mia. 41 HP. È un sogno. Anche Wolbengabile lì. Edukoz batte Neko J. Rimasto solo Felox con 10 secondi singolo HP. Assolutamente. Però se l'ha giocata molto bene Felox. Se la sono giocata molto bene i Clash finalmente, alzando per tempo la barricata sul site, nonostante avesse fatto un'ottima azione Ivan di scansione. Wow! Ok, lo shot arriva e nega l'operator. Qualcuno riuscirà a prendere per tempo? Sai che non ne sono sicuro. No. E infatti no. E questo vuol dire che non c'è l'operator questo round per Sora. Nessuno può farlo saltare fuori dal cilindro. Felox ha giocato un grandissimo round con il poco che aveva a disposizione. Come Bear Grylls, te lo ricordi? Con una larva e un elastico riusciva a cenare. Ecco. Felox uguale, con un HP è riuscito posso, a far quadrare i colpi. Posso dire che la cosa che mi hai detto mi ha fatto abbastanza ribrezzo? Era uno dei più grandi hater di quella serie, lo sai? No, perché? Perché a mio modo di vedere e di pensare, tutto ora che sono verso l'ora di cena, una bella larva ghiotta. No. Un giorno mangeremo insetti, dicono. Sai? Questa dieta, la dieta dell'uomo moderno sarà composta da insetti liofilizzati. Possiamo mutare il mio collega, per favore, per il mio bene? Per il bene anche di molti, immagino. All'antico intanto vinaio serviranno la spianata col baccarozzo. Marimma. Marimma serpente. Che lo vuoi il baccarozzo? Schiacciata si chiama, spianata? Schiacciata? Sto pensando, schiacciata, comunque. Schiacciata, il baccarozzo. Parlate. Trenino sui main.
No, è il tuo momento, Etro. Mo schiacca il fight. No, never mind. È ancora il mio momento. Stanno giocando un gioco d'attrito su A main da diversi round, in realtà, gli Outplayed. Andando sempre, in realtà, a trovare terreno fertile per l'attacco. Soprattutto però perché Rage si è visto diverse volte rimuovere il setup e sta iniziando a giocarlo su B. Attenzione al Rage che poteva dare a pick con il Recon Bolt utilizzato, anche in Secret che trovano Edicons. Viene colpito però dal Guardian di Sora. Qui Sora va a tenere la difensiva. Dudley va a plantare la spike. Rage, Sora! Col Guardian ancora! Attenzione a Ivan da dietro! Con la granata potrebbe fare del male. Sola, Sora con Rage. Ha trovato lo... Vai, rimane. Arriva anche la Satchel. Felox, che giro sta facendo? Felox sta facendo il giro delle quattro chiese. Felox vede il gioco in cinque dimensioni. Sta facendo delle rotazioni che non hanno senso. Felox. Ok. Prova ad andare. Sora va a defusare. Attenzione alla posizione. Possono provare a pushare. Ah. Ivan. Ivan! Il terribile! Ivan sta veramente rappresentando un avversario terribile per i Clash stasera. Che numeri sta tirando fuori. È l'ago della bilancia, 13 kill in 9 round, è l'uomo della partita per il momento e sta dimostrando il perché di questa race. Grandissimo value, Luke. Devo dire, sto prendendo appunti, sto imparando un sacco degli angoli che va a rivelare col boombot, con la nade. Rende davvero complesso il retake, perché tutte le posizioni che vorresti occupare prima, appunto, che arrivi il plant, per poi andare a giocare a spike piazzata, 5 contro 5, quello che è, non te le concede, ti scaccia da lì con un nade, con un boombot, con le satchel. È molto padrone delle meccaniche di satchel jump. Ci ha fatto vedere anche quell'azione assurda dove sul sito di A aveva preso 4 secondi ai clash saltellandosela sulle satchel nonostante fosse spacciato. È veramente l'uomo partita al momento, Ivan. C'è poco da dire, rinvigoritissimo questo duelist degli Outplayed. 3-6 che non è uno score però ancora definito, è assolutamente una partita open. 3-6 può andare assolutamente in entrambe le direzioni al momento. Solamente sono interessato dal timeout da parte di Luke. Forse la ripetitività dell'attacco su Ivan. Ce l'hai fatta dicendolo velocemente. Quando storpio devo prenderlo in corsa e poi ci sono. La ripetitività dell'attacco sui main era effettivamente una cosa che ho notato anch'io. E quindi se l'ho notata io, l'ho notata sicuramente i Clash. Se la domanda è, Clash, se scambi adesso... Jay, attenzione alla Blaze Top Sora, che prova a vedere. Fragment si corre, veloce come il vento, i giocatori dei Clash provano a prendere posizione, mentre però i giocatori di NC Outplayed provano a giocare più aggressivi su B. Felox piazza una stella. Attenzione qui! No! Lo fa! No! Felox! Questa smirata no! Allora, due diverse avversarie a cui rivolgere il crosshair. Ivan però. Rage rimane bello in salute. Poi Rias trova l'omba. Rage controlla. Ivan nascosto nella zona di Heaven. Okay, e lì accanto Rage! Trova una kill. Rias su Rage però riesce a tradare. Sono già due armi in meno. Edukoz prova a passare, verrà visto. Prende ora la sua arma. Sola, trova la kill. Non mi scappi. Furia del cacciatore, non si vuole dare modo ai giocatori dei Clash di trovare anche il defuse. Ora Edukoz continua. Sticca. Sora, sì. Cosa fai? Meraviglioso. Thrifty, anche se Dudley troverà le kill. Il guardiano. Il guardiano Sora a protezione del defuse di Edukoz, che sticca il defuse fino in fondo per il 4-6 Thrifty dei Clash. Questa no! Un po' uno svarione degli Outplayed, eh sì. Si va comunque al supply, hai comunque modo di comprare, però... Però ha riaperto anche, non solo il discorso punti, perché 4-6 inizia a stargli stretto, 4-6 inizia a buttare bene, ma anche economia, esatto, perché non c'è un buy di backup se qua perdono gli Outplayed, se qua muoiono e vincono round paradossalmente, anche rischiano di avere forse un pochino le finanze corte. Forse l'unico che veramente è messo male a livello di economia, forse poi vediamo, perché qui sai io la matematica, abbiamo dei problemi, è Neko Jake a zero. Tanto qui. Round con tante ulti,
tra l'altro. Questo ultimo vai degli Outplayed vede tre ulti disponibili per i Clash. Attenzione, Sparker. Sparker. L'arma, la fight, vita la Ferox, e però. Nonostante abbia 15 HP, l'arma. Finalmente ha battuto. Cade lo Smoker, eh? Questo è importante. Cade lo Smoker. Cade Ferox, che non potrà utilizzare più le sue stelle. Dall'altra parte, Sparker. Wow, quella posizione Sparker la doveva vincere sempre, eh? Vedi l'arma, vedi la canna del fucile, devi... Mano tremolante. Devi mettere colpo in testa. 40 secondi alla fine del round. I Clash. Attenzione alla posizione, perché hanno preso la zona di Link. Ora arriva anche la gabbia da Neko J. Forse vede i giocatori Rage all'interno. 30 secondi rimasti. Va via la gabbia. Rage vince la fight. E lo spray è perfetto. Torretta piazzata. Dadley va a prenderlo da dietro. Oppure la rotazione. Attenzione qui, Edukoz. Rias. Rita il tappeto. Rias. Giocatore soppresso, Fragment, per andare al plan della Spike, 10 secondi alla fine. Dai, Evan, ha battuto la Rage e poi Sara vince il round, 6-5. Ci stava il tentativo con la Fragment a impedire la discesa da Heaven. Ti copri con la colonna da... possibile retake da spawn, però erano ben posizionati i Clash per il quinto punto e a questo punto è già un buon half. Dicevamo prima, 5-7, 6-6, risultati ottimi per la difesa su Pearl. Sarebbe bastato un risultato del genere ai Clash per consolidare la win. Quel fatidico game dove passarono in difesa con l'11-3, pistole anti-eco vinti e poi fu OP show. Fino alla forzatura dell'overtime, fino al 16-14 poi dell'overtime. Molto, molto meglio i Clash, sembrerebbe, in questo primo half, visto che hanno già portato 5 punti alla causa della difesa. E quindi c'è il full buy per gli Outplayed con, in realtà, no, non è un full buy. C'è una Spectre e ci sono 2-3 Light Shield. Qualcosina manca agli OP per il full buy perfetto. Boom bot da parte di Ivan per provare a mettere pressione alla zona di Art, mentre Neko J... vede anche il Prowler di fronte a sé, capisce quindi Edukoz che non può andare veramente oltre, dato che potrebbe arrivare qualcuno di fronte a sé. Lomba, ancora la posizione, vinta contro dal player, scusate, gli Out Player, vinta da Rias contro Lomba. Si è nulla, subito ha battuto Sora, meraviglioso Sora, Sora Ivan però. Bel such a pick. Spike a terra in A. Non si vuole tenere su? Non si vuole tenere su? Parker ha battuto, bravissimo Edukoz qui però. Manca un solo nemico. Cosmic Divide. Non si fa tempo a soccorrere il buon 30 Rias. Secondi rimasti. Uno, di due. Arriva anche il lockdown. Davvero ci vuole provare? Prova la fight, Ferox non ha la meglio, deve scappare. Un secondo, 0 secondi. Mancano 14 secondi, ora deve vincere la fight. La vince, 1v1, attenzione Edukoz. 8 secondi. Sta provando a fare un fake. Sta provando a fare un fake. Sta provando a fare un fake, ma è Edukoz! Alla fine ci voleva provare. Cambio posizione. Doveva. Wow. Che partita tesa. L'ottimo allungo degli Outplayed sul 5-2. La pezza messa prontamente dai Clash per arrivare sul 6-6 nell'half. Che uno score d'oro per la difesa su Pearl. Nonostante lo show di Ivan a una certa, Sora si era drizzato. Ah, un posto interessante. Un paio di run storti. E adesso io sono qua, col mio biglietto in mano, con il mio poster, il mio album di figurine Panini. Sì? Perché voglio vedere il sindaco. Ah, vuoi vederti il sindaco? Sì. Vedremo se il sindaco riuscirà... Sindaco Raggio. Sindaco Raggio. Vedremo se sarà, oppure no, il sindaco della mid. Sora ha già preso la posizione di Arte, prova a controllare, vede Rias che viene colpito, il giocatore cieco, mentre Sora continua ad andare a premere avanti. Fragment. Dopo la granata, anche la Fragment. Sparker trova una kill, subito trendato da parte di Ferox. Edukoz e Sora, rimasto... 2-2, Rias e Dudley contro Rage e Lomba. Il panico, Rias. Stella piazzata, che viene comunque presa, a quanto pare. Ui. E
Clash forse, e ripeto forse, ah no, Felox, ah no, sta giocando agli scacchi quadridimensionali. La conosci come disciplina? Esiste davvero? Come? È lunga da spiegare, ma c'è chi ha pensato agli scacchi quadridimensionali. Come diamine è possibile? Spiegamelo. Usano il tempo come dimensione, quindi puoi mangiare su mosse precedenti. È un casino, però ti assicuro, un gran bel content della buonanotte. Cerca scacchi quadridimensionali. No, non lo farò per il mio bene. Mi basta vedere Valorant e sono felice così. Rivelo l'area. Prova a capire se c'è qualcuno colpito. Lo stesso Dudley. Rage, uno studio HP, lomba. Che può rispondere, non c'è nessuno sulla spike. Flashbang. Non viene flashato! Rias. Rage. 10 HP è un sogno. Il timing. Rage continua a giocare intorno. Dudley? Non c'è tempo. Rage ha fatto il suo. Non si è esposto sulla finta. E ha preso il punto del pisto. Scusa, 2 su 2. Ho una domanda. Dimmi. Ah sì, dice giustamente, visto che comunque non prenderà abbastanza soldi per comprare le cose, vado e non muoio sotto la spike. E ok. Round è perso, quindi comunque Dudley manterrà quella ghost per il secondo round dell'alpha. Sì, sì. No, stavo pensando, il discorso si fa sempre, se rimani e salvi, se avessi, faccio un esempio, in questo round andassimo a salvare, sarebbe forse, ripeto, un errore se rimanesse con la spike, diciamo. Comunque qui vediamo Rias come a giocare, colpito, ucciso. Troppo veloci i giocatori dei Clash che corrono verso la zona di A. Vanno per il plan della spike. Sparker avrà questo arduo compito, mentre Sora con il Phantom in mano. Colpiscono, provano a colpire, non vedono nessuno, allora giocano per il retake. Di che non ha paura di steppare rumorosamente in dugout, alzano la smoke e illumina Sardo Stordente col suo Recon Bolt. Non va al buio. E Lucas poi. E ancora lui. Solo Ferox. E tengono 3. 14 vinto. Tengono 3 armi, di cui dovrebbero aver preso il Phantom. E 2 Bulldog. Sì, Phantom e 2 Bulldog. Perfetto. Ok. Tengono 3, comunque questo va. Si rimane a 2002-2003 anche con la Sheriff per l'omba, che ha trovato le kill. Un posto interessante. E dunque il full buy degli Outplayed è già un checkpoint importantissimo del loro game. Una delle poche occasioni in cui la difesa dovrebbe blindare il brand tassativamente. Qua setup del Cypher, potrebbe già ruotare Felox. Blink sotto controllo di Neko, che li vede crossare e adesso è panic mode. Si sta chiudendo la tenaglia sul B-site. Arriva gabbia, forse attiva. Anche la gabbia. Aspettano, fragment utilizzata, va avanti! Il timing sta. Non è perfetto, poi l'omba, anzi Ferox su Sora. E Sparker che va a piazzare la spike. Piazzo una granata. Ferox. La seconda stella gli sta per tornare, mentre Rias ora preme, controlla il backside, almeno da quella zona, non vede né Rage né Sparker. Continuano a controllare, continuano. Arriva una battuta da Sparker. Dardo Stordente, Dudley trova Sparker. Rage in attesa, con i due giocatori sul long. Aspettano, guarda Rage, rimane fermo, il timing. Non potranno fare niente qui. Vede Dudley, lo dovrebbe abbattere. L'hanno fatto. E con il round. Con il round forse tolgono. Sì. Questa è una vittoria pesantissima. È una vittoria per esplosione della spike, ma è anche una vittoria di wipeout del team che aveva fatto full buy. Nessun arma rimarrà per gli outplayed. Sul bonus dei Clash si stappa la bottiglia buona, perché si inizia a giocare su un possibile 10-6 mentre stai attaccando. Voglio darti anche un'altra notizia. Sì.
se gli outplayer dovessero perdere qui, dovrei riparlarne con gli admin, ma penso che siano... Se Humble e Clash dovessero vincere, gli outplayer sono fuori dalla zona playoff. Ok. Dovrebbero, per il discorso di partite. Tanto qui l'omba fa fuori Neko J. Devo ripararne con gli altri per essere sicuro, ma... Beh, è molto probabile, effettivamente. Su 7 game per metà stagione. Ho preso la posizione di backside, non c'è nessuno. Provano a colpire, provano a sparare. Edukoz. Arriva la frag che non colpirà Edukoz. Corta. Storta. Lambisce i talloni di Edukoz. Adesso si tratta di gestire in superiorità numerica questo post plant, prendendo quanto più spazio possibile. Non è facile qua. Non è assolutamente facile, anche se, devo dire, in queste situazioni vedo e apprezzo la raise di Dias, che finalmente connette l'headshot. Vede ora qui Sparker che uccide Dudley. Prova a sparare, prova a muoversi, attenzione qui, rimasto. Sofferenza sto post plant, però prende uno spazio di outplayed. Lomba e Sora, la posizione, kill trovata. Attenzione qui perché il danno si è fatto, Sora ancora! Sora, wow, con la tripla! Ok. Per un attimo ho temuto il peggio. Comunque però hanno perso un sacco di armi. Sì, 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 hanno comunque perso tanto. Infatti non so neanche se riusciranno a fare tutti i... Beh, sì, ce la fanno. Ce la fanno... Sì, ce la dovrebbero fare perché Edu c'è Sora che prende può scudo comprare piccolo, per Edu. Oppure sì, si fa comprare. Ma Sora vorrebbe l'operetto. Quindi non so, potrebbe semplicemente fare un round di Light Shield Edu per arrivare ad avere tutte le utility. Vediamo. No, ok, lo sponsorizza comunque Sora. Sponsored by Sora. In effetti poi può l'omba andare a comprare l'operator per Sora e passarglielo. Ok, ok, ok. Ci sta. Ok, questo era l'eco degli OP. Full buy. Non c'è nessuno. Visuale oscurata. Oh, mi conviene scappare. Oh. Qui si può premere sull'acceleratore perché attenzione. Diamo la rotazione ai giocatori. L'omba. Riesce a avere il timing giusto, mentre arriva anche il CM di null da parte di Sparker. Lascia la spike a Sora che va al plant della spike per andare ancora avanti. Non sarà la posizione, fragment lanciata molto buona per allontanare gli avversari. Ivan viene colpito al buio. Fermi qui, ecco Jay, il giocatore lo uccide su Sparker, poi l'omba però da dietro la doppia. Lomboni, Edukoz sente i passi. No! Che splicciata! Maremma! Attenzione, ora qui il timing di Lomba! Rias, meraviglioso! Viene visto! Colpito forse! Guarda la posizione, Rias! Huge! Mamma mia! Rias! Rias, nelle prime giornate di Outplayed era... Come una trota salmonata che risale la corrente del fiume. Non ci sta ad andare giù con lo score. Provava in tutti i modi con delle 1v9 performance, come si suol dire in gergo. E anche oggi sta facendo una gran bella partita. La notizia arriva da Felox, che sta giocando un game straordinario anche dal punto di vista della condotta dei gunfight. Mi piacerebbe dire stellare per giocare sulle stelle di Astra. Wow. Wow. Era lo? Era lo? E comunque, sorvolando su questa scringiata letale di Etrurian, 15 kill dal buon Felox. Non l'avevamo visto arrivare su questa mappa oggi. Vediamo se va a stella però, perché c'è ancora da raddrizzare una brutta situazione economica su questo eco parziale dei Clash. Prima kill di Sora. Continua ad andare ancora avanti, vede la posizione di Dudley, lo uccide, va avanti, vuole premere sull'acceleratore. Grazie al fatto di vedere la posizione di Rias. Potrebbe cambiare qualche cosa, Rias prova il flank, prova anzi lo swing e trova la kill. Altro che flank, questo era uno swing bello e buono. Affrontate le vostre paure! Attenzione al presidente che non trova la kill su Felox. È sbagliato, l'ha chiamato presidente. È il sindaco. Rage, colpa di Etrurian. I giocatori stanno aspettando. L'ultimo giocatore rimane. Ma solo Edukoz, trova il primo. Aspetta il momento in cui proveranno andare avanti, prova a sparare. Ci pensa sempre Rias. Vabbè, sono chiudete tutto, c'è Rias. Deve ancora compiere qualche gargantuesco sforzo il buon Rias per raddrizzare la partita. Comunque è eco per i Clash. Non
t'hanno una favola, gli outplayed a livello economico. Infatti mancano le armi a Felox e a Dudley. Sono a cortissimo. C'è un bike che può arrivare da Neko, effettivamente, ok. Un'arma c'è e con Bulldog magari si può arrangiare Felox e avremo un full buy che comunque si difende bene. Time out, Gugli. Eh sì, perché in questo momento vedi di nuovo quello che dicevo prima, hai vantaggio, vedi gli outplayed riavvicinarsi. Devi dirglielo, ragazzi, fermi tutti, c'è qualcosa che non... Riprendiamo un attimo il fiato, non facciamo gli errori che si sono visti nell'andata e soprattutto in alcuni sprazzi, perché Clash sono un team sicuramente molto solido, ma ci sono dei momenti, 2, 3, 4 round, in cui sembra di vedere il buco nero che si mangia tutta quella che è la sicurezza dei Clash. Ho un'impressione, che poi andrebbe riconfermata con un'analisi del replay, ho quasi paura che per paura di essere letti sul controllo di mid che solitamente fa Rage, non lo stiano provando abbastanza. E stiano limitandosi a tenere copertura del flank, copertura del mid passiva, invece che cercare aggressivamente terreno con la sentinella, che è stata un po' la specialità dei Clash su questa mappa, la presa di spazio dei Lurker. Quando Lomba, quando Rage, però in due prendevano veramente tantissimo spazio. Attenzione a Ivan, va avanti pure del cacciatore! Oh mio Ivan, Dio, ne trova uno! Ivan ne trova due! Ivan. No, ne trova anche il terzo. Quel crouch spray è anche fortunello per Ivan, però. Tanto qui. Rage ne fa due, Rage uno, si lavora con l'uomo in meno, non c'è orb che tenga per arrivare a ulti. Uff, bella presa di info qua. Costo Felox. Zero per Neko. Attenzione qui la fight, Sora! 1v1. 1v1. Sora ruota. Felox. Va veloce al plant, ok. Sì, 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 deve velocizzarsi meno così, ha tutti i setup che vuole, quello che vuoi. Tutto ciò che vuoi. E avrebbe anche la Blade Storm a disposizione nel caso. Nel caso. Ora. Stelle di Felox 2. Ancora modo di poterlo utilizzare come vuole. Occultamento. Va a smoccare. È un Phantom contro un Vandal. Sora può stare tranquillo e beato lì in backside finché non sente inizio del defuse, anche perché ha dovuto percorrere tanta strada Felox. Sora, prova a fai... L'ha visto! Blaystorm. L'ha visto e l'ha visto anche girato. Attenzione. Posizione! La sbaglia! Il tempo c'è però. No, il tempo non c'è più. Sora vince il round. Clash 11. Okay. RC outplayed 8. Il tempo... L'equalizzatore finale del destino di noi umani. Che tu sia ricco o povero. Che tu sia bello o brutto. Che tu sia pisano o fiorentino. Alla fine c'è solo una cosa che colpisce. Quello che hai detto ora. Non dirlo mai più, Wolcat. Mai più. Mai più. A tutti i nostri amici che vengono dalla provincia di Pisa, un saluto, Vi vogliamo bene. Io. E tu non vi odia. No, io no! È goliardico. Comunque, arriva il SMD Null da parte di Rias. Poi ritorniamo sul discorso. Vale la regola che questo è il vero match point per certi versi, perché su questa loss gli outplay non avrebbero da riacquistare. Ah, in realtà, occhio anche alle finanze di Clash, perché anche loro devono vincere e tenere armi per avere full buy. Vi ho divisi. Cosmic Divide è parte di Lomba. Arriva la Fragment. Attenzione. E ne hai visto. E due Fox. Vai che arriva anche lo Showstopper. Qui continua ad andare avanti. Neuro Theft. Nella posizione di Sparker. Proveranno a fightare. Ora in questo momento Sparker prende la fight da parte di Ivan. Lomba. Insieme a Rage. Sta nella posizione dei giocatori avversari. Ecco Jay, trova la kill. Prova con la stella a salvare tutto. In questo caso potrebbe andare avanti. Un'altra kill. Mette forse la spike, ma ci pensa Ivan! Importantissima la copertura di Ivan. C'era assolutamente un sacco di tempo ancora, però stavano iniziando a cadere come tessere del domino gli outplay da difesa della spike. Pian pianino deve esserci l'angolo per il clutch a copertura. 11-9, eco per i Clash.
Non c'è un'arma o c'è una... C'è un'arma, c'è un'arma. Fa saltare fuori Felox per Rias, che zitto zitto è tornato alla sua cattedra di trascinatore degli outplay con 18 kill, ma... Ancora tre round di strada per arrivare almeno a blindare un overtime possibile. Lasciato Ivan, arretra, viene preso dalla, dal knife roller per allontanare Ivan, attenzione, in mezzo alla spada, in mezzo, scusatemi, alla smoke, in mezzo a qualsiasi fatica. Cosa che sia di Astra. Che fatica. Bomba. Spike piazzato. Plant della Spike, Edu Kotz. Guarda avanti! Ucciso uno! Neko J sembra aver avuto il tutto! Attenzione qui, Neko J! Croucia! È un 4v3. Sora, Lomba e Rage. Bisogna andare a dare almeno queste armi. Provare a rendere un pochino più scomodo il bye del 22esimo round. Attenzione qui. Provo ad andare avanti. Rage nascosto. Bravo qui, Neko J! Sora, Lomba, Ivan! Contro Sora! Neko J! Ce l'ha, vero? Un secondo e mezzo. Che numeri di Neko. Che poi questi round, questi Echo... Oggi è il giorno in cui gli Echo round sembrano 5 operator. Anche perché è Stinger. Anche perché Stinger. Non sempre, ma anche perché Stinger. E quindi questa Stinger ci sbarazzeremo con la patch 6.2. Stelle piazzate. 6.0. Bravo. Dice anche il numero giusto. Knife che troverà Dudley Zor. Anche Rage è trovato dal knife di Rias. Con il movimento di Edu Kotz e Sora insieme a Sparker. Sembra che il take sia chiamato. Sembra che il take sia quello di A. Non prova a prendere spazio mid ancora. Non potete fermare. Null. Andare avanti. Se ne va. Quindi forse qualche duro. Qui Felox nasconde ancora. Ok, occhio duello di mid. Rage contro ancora. Ivan. Sparker sale. Rage. Attenzione qui Felox. Due kill. Lomba non traida. Molto bravo qui. Rias. Nero theft. Per trovare i due giocatori avversari. Rimasto solo Rage. Arriva anche la Fragment. Arriveranno almeno a metà. Nano Swarm. Flashbang potrebbe essere abbastanza. Attenzione facile, qui! Bravo. Neko J! 11! Pari! Bravo anche Rias a staccarsi dopo aver portato a metà per fare il pick a 2 e non far giocare il duello a Neko. Bravi, bravi, bravi. Molto lucidi anche in territorio pericoloso gli outplayed, devo dire, su questi round super delicati. Erano davvero, davvero in difficoltà anche a livello economico. Serviva quel punto sull'11-7 e ne hanno messi 4 di fila da allora. Cosmic Divide per entrambe le Astra. C'è questo anche la lockdown di Rage. Io vorrei tantissimo vedere Rage provare a prendere molto più spazio sul mid. Forse questo è il round buono, lo vedo prendere proprio via per mid, mentre gli altri provano a controllare A. Anche Edu Kotz va velocissimo verso Art, la scout a Corp Laure, e qua c'è già un buon pezzo di territorio assicurato dall'attacco dei Clash. E qui il solito Rage. Sindaco tiene la zona doppie porte. Sembra che il take sia quello di voler prendersi Double Door. Tiene la zona di Link che connette le due mid. Gran danno su Edu Kotz. Ivan è fermo. No, il timing. Attenzione qui, Edu Kotz proverà la fight. Pesca. Ivan però. Con timing perfetto. In mano. Jump pick. Per qui si muove Rage. Una bulldog è un sogno. Sparker che pusha. Bravo Rage a trovare la kill su Dudley. Rimane fermo, c'è Rias lì nelle vicinanze. Rias che prova a piccare, Sora lo trova. Fragment. E Sparker ruota. Penso che qui si immagino i giocatori
Si vede che stanno provando a chiudere. Oh, ti conviene scappare. Mentre qui arriva la lockdown. Non prende completamente la zona di Secret. Comunque la seconda, il secondo ingresso. Cosmic Divide. Da parte del giocatore. Sora trova una kill. Questa è importantissima. Questa è importantissima. Mentre Sparker sente e uccide Ferox. Cosa hanno tirato fuori sotto pressione i Clash. Giorno una buona, Rage lo chiude. Match point Clash. E qui Educos si era anche preso molta libertà, però è l'atteggiamento giusto, perché bisogna iniziare a far pesare questo controllo di mid sulla difesa, che a quel punto poi non può ruotare comodamente attraverso quella parte di mappa senza farsi sentire se va per connector, senza farsi vedere se passa direttamente per mid, rischiando anche di perderci un difensore in retake. Quindi è importantissimo che Educos e Rage si prendano per mano e vadano a controllare sto benedetto mid. È stata la chiave del successo dei Clash anche contro i Machko, che pur sapendo hanno fatto una fatica estrema a risolvere il rebus di Rage su mid. Quindi devono continuare su quel tema. Rage deve sempre mettere il naso tra quelle doppie porte e provare a schiacciare la difesa. Cosmic Divide e Showstopper. Molto inusuale questo pick della difesa, è difficile da aspettarselo. E qua i passi li ha sentiti Rage. Sì. Prowler. Forse non era abbastanza vicino. Chiedo bene, no? Non lo sappiamo. Comunque, arriva anche il Haunt per controllare la zona di A. Qui Sparker e Rage iniziano a muoversi. Dudley si nasconde. Sentono gli spari. Rias è stato colpito. Arriva il knife distrutto da Rias. Molto bravo. Attenzione che arriva. Jiggle pick. Anzi, schioso, però bravo Neko a riposizionarsi veloce. Blaystorm per controllare, non vede nessuno, e va andare alla mano. Ora si va di Blaystorm di nuovo. Attenzione a Neko J! Nightfall! Perde tutta la vita, però. Si so, vola, eh. Si vola. Qui ora si vola, viene visto Felox. Attenzione qui, Felox ucciso dall'ombra. Ottimo le trade. Rias, Dudley e Ivan. Showstopper a disposizione. Arriva la stella da parte di Lomba. Restituisce i colpi al mittente. Showstopper. Che trova Sparker! Ora Lomba, ci prova lui. Satchel che blocca il giocatore. Qui bravo Rias! No. Rage. Ivan. Contro Ivan, ci pensa Sora! Che sudata incredibile i Clash ce l'hanno fatta. A sconfiggere il demone degli outplayed su Pearl. Strizziamo le jersey. Ma è andata, la vendetta jersey, è compiuta. Secondo me l'intervista arriva fra 5 minuti. Sono tutti andati a farsi una doccia. Sono tutti in canotta con sotto la magliettina della salute che tieni sotto la jersey. Non so perché, ma stavo pensando a quello. Jesus, che game. È troppo sofferta. Devo dire, grande crescita da parte degli outplayed, individuale e corale. Hanno trovato un sacco di azioni d'attacco in più rispetto all'andata, dove avevano, sì, rimbambolato la difesa dei Clash, ma dove la difesa dei Clash aveva messo del proprio per andare a vuoto, cercando sempre dei picchi per aggressivi. Adesso, con questo Felox a livello di gameplay soprattutto, con un Rias che non si è mai, devo dire, smentito, anche nelle partite peggiori della sua squadra, è sempre stata una bocca da fuoco importantissima, e con Ivan, che ci ha fatto vedere i numeri da circo sulla Raze, si può iniziare a costruire. Non sulla pelle di questi Clash, che hanno giustamente preso quello che meritavano sin dall'andata, con quella vittoria mancata quasi esclusivamente per colpa loro, senza merito togliere gli outplayed, però quel game nello specifico è stata una debacle incredibile. E qua però Gugli c'è una bella lista della spesa di errori che sono stati compiuti nell'arco della partita. Un sacco di spot delicatissimi da 3 contro 1 gettati al vento, stavo per non dire vento, e tante posizioni in generale che si sono rese col tempo prevedibili, ma che non vedo perché smettere di utilizzare. Ad esempio, ci hanno messo davvero 4 round filati vinti degli outplay dei Clash prima di riprovare ad aggredire con forza, con ferocia, il mid. Ed è stato lì che è arrivato il punto il 12° punto, sul 21° round. Insomma, Clash che hanno davvero, davvero zoppicato stasera. Non vorrei essere nei panni di Gugli per andare a mettere le mani in tutto quello che non è andato. L'importante è che il punto sia là. È sicuramente una grande consolazione, ma se questa è la top form dei Clash, cosa di cui dubito, sicuramente non abbiamo visto la loro top form, diventa un grave problema in ottica playoff. Perché in ottica playoff
con le squadre della zona playoff, se ci arrivi, innanzitutto devi arrivarci, quindi continuare a vincere contro queste squadre. E se ci arrivi devi fare meglio. Gli NCAA outplayed sono... Ne parleremo poi dopo, perché prima abbiamo un'altra persona. Abbiamo finalmente completato le figurine Panini. Le figurine Panini. Sì. Abbiamo Sora con un'intervista. Hey Sora! Hi there, how you doing after this match, mate? Yo, what's up, boys? Yo, I'm doing fine. I like when demon mode, so I'm doing great. I mean, it was like 30 and more kills, 32 if I'm correct. Yeah, I was super slow at the beginning though. I couldn't hit a shot. So in the end, I was like hitting everything. I don't know what happened. Yeah, I was especially scared because, as you know, there's this really popular fantasy league in Italy called Fantavalo, and you were my duelist. So for this play day, so yeah, I saw it. I was getting pretty tense, but then you fired up and you delivered. It was definitely. I'll never let you down. Don't worry. I'll be keeping on picking you then. Okay. Okay, I'm going straight forward, Sora. Now is coming a big question. What was happening in the start when you won it two rounds and afterwards was a blackout? I felt like we was going back to the first match NCAA play against Clash. What happened in that time and after when Guyi asked for the timeout? Yeah, like I don't know, like for my teammates, but for me, I was playing super bad at the start, but for some reason, when I play with these guys, I know they always have my back, and I can always, even if I'm 0-30, they don't care, they don't judge. So after Guyi timeout, he was like, we play our game, I'm not mad, do your thing, boys, believe in your game plan. I was like, yeah, I'm sticking to the game plan, I'm going crazy, and it started going from there. Indeed, you did. I really wanted to ask you about, what you think. I mean, I know you're kind of a Jet OTP by your own admission. Yeah. So yeah. I want your opinion on this race pick from the opposing side. I know probably you wouldn't pick that, but it was definitely showing some interesting stuff. Like, how was the duelist matchup in this map, particularly against this race, who's doing really well? For me, especially when I play against race and there is no Jet, in my head, I already know like I won because I always fight the enemy Jet. If they have good Jet, I always wanna like kill him fast, like get him tilted. But if they don't have Jet, I'm the best player on the server, and that's what matters. Because if you were best player on the server, you would pick Jet and go carry. Okay, fair enough. Makes sense. Just the last little things, sorry. The things on your wall are like Reyna, Neon, Jet, and is it Jujutsu Kaisen? Am I correct? Nah, it's Makima from Chainsaw Man. Chainsaw. I didn't watch that yet. No, I watch it. Sorry, my apologies, Sora. And I'm happy because it's a nice anime. Go watch it. Yeah, it's the best. It's the best. It's the best. Okay, Sora, thank you very much. Thank you so much, Sora. And have a lovely evening. See you tomorrow. Yeah. Bye-bye, boys. Bye-bye. Molto veloce. Qua mi hai preso su un anime che io non ho ancora visto. Chainsaw Man è bellissimo. Ma ho sai che mi hanno detto di no? A me è piaciuto. Manga banger. Poi vabbè, è animato da Mappa, se non sbaglio, che hanno dei studi più... Ok, però mi hanno detto che poi è un po' una... Parliamo velocemente di quella serie di interviste perché poi abbiamo una pausa che ci arriva. Sì. Allora, abbiamo chiesto naturalmente cosa è successo durante i periodi di blackout di Clash. Lui ha detto, la mia fortuna è avere un team che mi guarda alle spalle, quindi c'è lui ha detto, teniamo il nostro piano di gioco e siamo riusciti poi a deliverare. È un po' come una guardia tiratrice che va 0-10 da 3, ma non deve smettere di tirare da 3. Jet uguale, non deve smettere di provare a cercare i pick aggressivi, non deve smettere di cercare la kill, di cercare l'entry sul site. E così è stato. Se anche hanno fatto fatica i primi round, sapeva, anche durante la pausa, Guyi l'ha rassicurati, dovete sticcare a questo game plan, dovete fare il vostro, dovete continuare a non inventarvi nulla di nuovo, improvvisare. Se state sul vostro, andrà bene. E Sora ha detto, certo che continuo ad andare sul mio. Poi ha tirato quella frecciatina. Bella densa. Sì, che però, devo dire, è un po' quello che avevo anche anticipato sul discorso dei duelist. Se non c'è Jet dall'altra parte, stai automaticamente scendendo di un tier. Ed è un po' quello che ha detto anche Sora. Se non c'è Jet dall'altra parte, so già che vincerò io, perché sono su Jet, sono la migliore Jet del server. Se c'è Jet dall'altra parte, so che ho una sfida. Se non c'è Jet, è fatta.
Mi sento già vincitore. Poi io volevo fare una cosa, però il tempo era veramente stretto. Avevo visto sia Reina che Neon che Jet. Gli volevo dire, quando giochi una Reina in VCI? Poi, naturalmente, dicendo quello che ho detto prima, mi sono fermato. Mi ho scoperto anche l'anime preferito da parte di Sora. So che sono tutti un anime team, mettiamola in questo modo. Certo. Allora non chiamateli più streamer team, anime team. Abbiamo... Ah, e poi sull'inizio mi ha fatto questa battuta. Scherzavo sul fatto che ci aveva fatto preoccupare, sì, perché era partito un po' lento, l'hanno confessato anche lui. Ho detto, mi raccomando, poi eri nel mio team del Fantavalo, quindi la tensione l'ho percepita anch'io, però poi non ti deluderò mai, ha detto, e quindi continueremo a piccare Sora apparentemente. Dopo la pausa, signori, Humble contro Machko, chi si insinuerà nelle parti alte della classifica? Il vice match of the week? Possiamo dirlo.